Ben ritrovati amici, io sono Donatella Geretto, eccoci di nuovo a parlare di musica insieme. Ancora una volta affronteremo l'opera di Rino Gaetano. Siamo passati dal primo album Ingresso Libero, la canzone Tu forse non essenzialmente tu, a Ma il cielo è sempre più blu. Oggi parliamo di Aida. Aida è una canzone uscita nel 1977. Sicuramente fra le canzoni di Rino Gaetano è quella che non ha tanto un tono ironico, ma anzi io direi che ha un tono sublime. È una canzone che racconta la storia d'Italia in veramente pochi minuti, il tempo della durata di una canzone, 70 anni in pochissimi minuti, 5 minuti. Perché ho deciso di analizzare questa canzone? Come sapete, Rino Gaetano è un po' criptico nelle sue canzoni e nei suoi testi. Quindi dietro ad ogni parola, dietro a ogni frase, dietro a ogni strofa c'è un perché. C'è qualcosa, un messaggio che il cantautore ci vuole trasmettere. E io allora che cosa ho fatto? Ho deciso di fare una parafrasi della canzone ed andare a analizzare verso per verso il significato di questa canzone. Quindi partiamo dall'inizio e partiamo proprio dall'inizio della canzone, quando Rino appunto parla di Aida e la identifica come una donna che sfoglia l'album dei suoi ricordi, le sue istantanee. E da lì appunto parte tutto. Il ricordo di tanta storia d'Italia, il ricordo della cultura fortemente cattolica e che influenza ovviamente tutte le italiane, perché Aida sì è una donna, ma è anche l'Italia ed è tutte le donne che hanno vissuto quell'epoca e che si possono rispecchiare nelle parole del cantautore, tutte le donne che sono vissute appunto in un momento in cui sicuramente, come dicevo prima, la cultura cattolica influenza il modo di pensare, il modo di agire, e anche il modo di vestire, il modo di comportarsi, i tabù che ci sono, tabù sessuali, tabù di qualsiasi tipo, sulla famiglia, sicuramente ecco, l'ambiente cattolico per 70 anni, lo è ancora, ma soprattutto all'inizio del Novecento, ha una forte componente. Dopodiché si passa ad analizzare l'Italia dei mille mari. Mille mari perché? Perché ovviamente il paese è bagnato da tanti mari e quindi si fa riferimento al ruolo centrale che l'Italia ha sempre avuto come una penisola all'interno del Mediterraneo, un luogo strategico che è servito veramente a importanti scambi commerciali. Vabbè, non è inutile che vi sto a raccontare ovviamente tutta la storia d'Italia, lo sappiamo, però ecco, in poche parole veramente Rino cerca di omaggiare questa nazione così bella, così ricca di contraddizioni. Poi c'è la parola Ailala. Mi ha colpito perché questa parola era una parola utilizzata sin dall'antica Grecia, quando appunto si facevano dei combattimenti, e viene ripresa da D'Annunzio nel 1917 quando si parla della spedizione di Pola, ed è una parola che utilizzavano gli aviatori durante appunto l'attacco di Pola. Quindi passiamo alla Prima Guerra Mondiale. In una parola soltanto quindi abbiamo precisato un evento storico e l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Dopodiché passiamo a Rino. Che cosa fa? Parla di abiti di lino e seta, perché il lino e la seta erano degli abiti di tessuti, scusate, che durante gli anni 30 venivano utilizzati tantissimo, soprattutto per le cerimonie, e in particolar modo forse fa riferimento ad un filmato dell'Istituto Luce dove si vedono Galeazzo Ciano e Edda Mussolini che si sposano proprio con abiti di lino e seta. Poi si passa alla citazione di due star del cinema dell'epoca, sempre degli anni 30, che sono appunto Marlene Dietrich e Charlotte, ossia Charlie Chaplin. Marlene perché era una donna sensuale, bellissima, il sogno di tanti telespettatori dell'epoca, che si vestiva in maniera così eccentrica, anche molto sexy, no? E che appunto era proprio il sogno soprattutto dei soldati tedeschi che andavano in guerra e che spesso cantavano la canzone Lili Marlene, che era una canzone in realtà antibellica, proprio quasi come a consolarsi, quasi come a sognare qualcosa di diverso dalla guerra, nonostante appunto stessero magari sul campo di battaglia. E poi abbiamo detto quindi Charlie Chaplin e i film di Charlotte.
Dopodiché passiamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando Rino cita giugno, il Gran Conflitto, perché parliamo del 10 giugno, quando Mussolini nel 1940 appunto annuncia la partecipazione dell'Italia alla Seconda Guerra Mondiale. E da qui appunto tutto quanto un excursus su questo periodo storico veramente drammatico, fatto di vedette e appunto di battaglie, di situazioni veramente, veramente terribili che l'Italia affronta, per poi passare alla fine e al dopoguerra, momento ancora più difficile perché è il momento della ricostruzione, il momento in cui c'è una grandissima povertà, il momento in cui ci sono tante contraddizioni, dove c'è forti momenti di tensione. Poi appunto si parla della divisione, no? Tra URSS e USA, si parla addirittura di Cristo e di Stalin, quindi anche all'interno dell'Italia la divisione fra Partito Comunista e appunto Democrazia Cristiana. Poi si parla dell'Assemblea Costituente, cioè dei padri della Costituzione che si riunirono appunto per dare democrazia all'Italia. Marino dice democrazia. Ma non lo dice con convinzione, è quasi una presa in giro. La democrazia è chi ce l'ha, dice, cioè è come se non esistesse, perché poi che cosa fa? Fa addirittura un salto dove riassume in 30 anni un'Italia fatta di contraddizioni, quindi dopo il 46, dopo la Costituzione, eccetera, scusate, dopo la Costituzione c'è un momento di difficoltà ancora, dovuto per esempio anche a scandali, come per esempio quello dei Lockheed, quando lui parla di antilopi e giaguari, infatti, e di sciacalli, fa riferimento, gli antilopi sono i politici, gli sciacalli sono soprattutto gli imprenditori, e parte diciamo di quelli che fanno parte dello show business, quindi magari abbigliati e vestiti con abiti eleganti, ma che insomma danno un ritratto non bello dell'Italia. Vi parlo appunto degli antilopi per lo scandalo Lockheed, cioè uno scandalo che colpì l'Italia nel 72 e che si riferisce all'acquisto di aerei per la Marina Militare, comprati però attraverso uno scambio di mazzette. Una situazione che porta veramente in imbarazzo il governo da allora, tant'è vero che addirittura il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, è costretto a dimettersi. E alla fine, ovviamente, la canzone finisce cercando però di dare ancora un quadro comunque di affetto, un attestato di stima e di amore verso la propria patria, perché la canzone finisce appunto dicendo: Aida, come sei bella. Quindi Rino Gaetano ama l'Italia, ha voluto con questo brano raccontare in pochi minuti una parte della sua storia. Vedremo che lui racconta in tantissimi brani la storia dell'Italia. Vi proporrò forse nelle prossime puntate il brano Scusa Mary, che è veramente un brano lunghissimo, ma che ancora più di Aida, forse per alcune cose, riassume la storia d'Italia raccontandone tanti episodi, attraverso sempre però dei personaggi e la vita di qualcuno. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video anche questa volta, vi chiedo di mettere un like se il video vi è piaciuto, di lasciarmi qualche messaggio e di iscrivervi al canale, spero appunto che mi proponiate voi la prossima volta una canzone da trattare, un cantautore, un cantante di cui volete approfondire la vita, le opere, perché io appunto sono qui per voi e quindi insomma conto molto sulla vostra collaborazione, vi ringrazio e vi auguro una buona serata e una buona giornata, dipende dall'ora in cui mi vedete. Un bacione, ciao!